Appoggiamo pure gli zaini, anzi li avete già appoggiati, e entriamo al novenario di Santa Susanna. Siamo a Modamene, l'antico villaggio. Guardate che albero possente, meraviglioso. E adesso noi ci giriamo tutto il novenario, è in trachite. Qui il paese viene due volte dopo Pasqua e poi anche a fine agosto. Dopo Pasqua, diciamo, diceva il parroco Don Giovanni, periodo più calmo e festa semplicemente religiosa. Vedete che c'è il pronao davanti a questa chiesa che è romanica. Infatti abbiamo visto che c'era anche una monofora. E qua i pellegrini che non avevano casa, che venivano dai paesi all'intorno, alloggiavano la notte, e quindi queste sono le cumbesías. Guardate un po' queste case con che hanno cortile sul retro, quindi sono tutte in pietra, molto belle. E questa è un'eccezione che ha un primo piano. E tutto attorno alla chiesa ci sono sempre case, guardate, pertinenze varie. E qui c'è la fontana del villaggio. La fontana del villaggio che vediamo dopo. Proseguiamo qua perché qua, questo è il recinto, Sagortizza la chiamano, Aghilarza, all'interno della chiesa campestre. In questa casa siamo entrati, ci ha ospitato durante il cammino a ottobre. Guardate, qui c'è un'altra sfilza di case fuori da Sagortizza, perché a un certo punto Teresa qui non ci stavano più, ma tutti volevano negli anni 60-70 costruire e hanno edificato. Vedete? Andiamo fino in fondo, poi ritorniamo qui. Quella strada che avete visto all'inizio dove portava nuova. Ecco, sbuca qua perché qua c'è un parco giochi sulla destra, adibita ai bambini in modo che loro possano stare qui. Guardate questa casa, cosa diventa d'estate, con il pozzo chiaramente, e qui mettono tutto per il pranzo, per cucinare. È molto bello, è veramente la seconda casa per tanti busachesi. Guardate, queste le hanno fatte in serie. Ecco, e qui, sì, e qui un bel noce e il parco giochi con posti a sedere anche, guardate, una costruzione recente, sì, qui possiamo fare marcia indietro di nuovo ecco, qui sempre con Don Giovanni siamo entrati, ci hanno offerto un bicchierino di vernaccia, ecco, questo. Questa è la cultura religiosa, la fede che viene vissuta da tutti questi piccoli paesi attorno al lago Omodeo. C'è un tempo per stare fuori dal paese tutti insieme, festeggiando la Santa, ma anche rinsaldando vincoli, affetti, storie e anche prendendo decisioni, ecco, per l'anno che viene, sempre agosto, settembre. Ecco, anche qui c'era una porta, si vede ancora, proprio che chiudeva, invece adesso è aperta. E qui abbiamo le case anche tra le più antiche. E la fontana del villaggio, ci avviciniamo, la piazza dei balli, ecco, guardate quella casetta quanto è bella, antica, eh sì, ecco, guardate che olivo secolare. E qui ci avviciniamo, ecco, ma almeno per lavarsi, per bagnarsi, qui è. Prego. No, non si può bere questa, No, no. non è L'acquario dentro, potabile. l'unica acqua che si può bere è quella di Saisa. Una, due, tre, quattro, cinque.
Lachitus. Bene, allora noi proseguiamo, a circumnavighiamo la chiesa campestre. Guardate che bell'albero di olivo, guarda il fresco che c'è qui. Siamo, ripeto, a Santa Susanna di Busacchi. Qui ci sono anche alcune scritte, vedete la chiesa e queste case addossate. Qui ci sono... Allora, possiamo dirlo a Don Giovanni, avete scoperto da dove entra? Ecco, glielo diciamo. Dove lo vedete? Ah, ecco. Sì, ma c'è la rete davanti, mi sembra. No, ma è rotta anche la rete. Ecco, sì, ho visto. Andiamo qua. Ecco. Sì, che, perché poi... certo. Guardate un attimino, qui c'è poi un'altra, questi sono, sì, noi eravamo entrati, no, questa rosellina profumata, era della cugina del mio collega, l'ultima quella, forse lo volevo andare, mio cugino, sì, ecco qua c'è un altro rione, possiamo dire, queste sono le casette con Messias, ecco, addossate alla chiesa, ma qui c'è un altro rione, qui c'è questa pietra, antica che è stata posizionata qua, 1600 e passa. Ecco, guardate, questo è un altro angolo nuovo, ricostruito, eccetera, piccolo, un altro piccolo borgo a ridosso della chiesa, noi sì. Questa l'avevamo trovata aperta a novembre, quando avevamo venuto. Anche questa era aperta. Questa era aperta. Sì, no? Anche quella lì su. Ecco, del mio collega. E in pratica così abbiamo visto tutte le... anche il... Ecco, qui il tetto della chiesa. E beh, è chiaro anche che... l'acqua un po' ha di difficoltà qui, vedete, perché ci sono le case, lì qualche tegola spostata, andrebbe rimessa bene, ecco, sì, 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 ecco, qui c'è un ficus, sì, addossate la chiesa, ecco. Se qualcuno di voi sa che albero è questo qui, ce lo scriva su questo video. Sarebbe interessante conoscere che albero è. Ecco, perfetto. Allora salutate mentre passate di fronte. Ecco, perfetto. Rientra a casa. E adesso si rientra a casa. Ecco, i pellegrini varcano l'arco con la croce e quindi tornano a casa. Vediamo se questo cancelletto è aperto o chiuso, chiaramente è chiuso, si potrebbe anche saltare, evito. E adesso eccoci qua, siamo proprio sulla sommità della croce. Signori, è tutto magnifico, magnifico. Abbiamo concluso veramente in bellezza e chiaramente portiamo fuori i simboli. Abbiamo fatto un cammino stile Santiago con i cammini della attorno al lago Omodeo, ecco, da Santa Susanna dal 6 giugno 2023 è tutto, 25 chilometri da Fordongianus fino al paese, poi ritornare.